Ancora una volta in compagnia di una graditissima e amata ospite per me. Grazie Vladimir Lussuria per essere ancora con noi. Ecco. Allora Vladimir, parliamo di omofobia. Intanto ti voglio chiedere questo. Io appunto ogni tanto faccio zapping qua e là e mi capita, insomma, come capiterà anche a te, di vedere e sentire cose che mi lasciano piuttosto perplessa. Intanto, secondo te, oggi come oggi, quanto viene strumentalizzata l'omofobia? Quanta spettacolarizzazione del mondo omofobo c'è? Allora, diciamo che fino a non moltissimi anni fa c'era l'omofobia che non veniva denunciata. Già. Io ricordo benissimo quando ero adolescente, quando avevo 17-18 anni, questa scena. Eravamo un gruppo di gay, c'era uno che stava facendo l'imitazione di Ornella Vanoni, uno che faceva l'imitazione di Patti Pravo. Ed molto imitata, sì. In mezzo strada, ci stavamo divertendo. A un certo punto è arrivata una macchina, ha inchiodato. Da questa macchina sono usciti quattro energumeni imbronciati con delle spranghe di ferro. Hola. E ci hanno attorniati, c'è stato un fuggi-fuggi. Chi è stato colpito, io per fortuna sono riuscito a fuggire, ma chi è stato colpito non è neanche andato a denunciare la polizia, perché purtroppo all'epoca c'era una cultura secondo la quale se tu andavi a denunciare, invece di trovare una persona che ti ascoltava, ti facevano domande tipo: e tu che ci facevi lì? Ma tu li hai provocati? Un po' come le prime donne che quando andavano a denunciare una violenza sessuale sentivano dire dal tipo in divisa: ma tu come eri vestita? Hai capito? C'era un po' questo atteggiamento. E tu mi puoi capire. Oggi per fortuna se ne parla. Oggi per fortuna questi casi vengono denunciati e non sono sottaciuti. È giusto parlarne, quindi diciamo se ne parla in una trasmissione di intrattenimento piuttosto che in una trasmissione politica, va benissimo, perché non deve passare il messaggio che chi fa un atto di violenza deve essere impunito. Certo. Poi, se c'è qualcuno, e purtroppo c'è stato anche un esempio di questo ragazzo che da solo si è dato con un surgelato dei colpi in faccia dicendo che era stato un attacco omofobo, ecco, Questo è grave perché toglie credibilità a un argomento importante che ha fatto piangere tante persone, che ha preso le botte e le persone attorno a queste persone che hanno preso le botte, i loro genitori, i loro fratelli, le loro sorelle, i loro amici. Quindi sarebbe tanto grave quanto il fatto che una donna possa dire di aver subito una violenza quando invece non è vero e magari lo fa solo per vendicarsi nei confronti di un uomo. Toglierebbe credibilità a temi così importanti. Per questo è molto grave strumentalizzare solo per uscire sui giornali, solo per avere un'ospitata, un argomento, ripeto, così grave. È assolutamente così, Vladimir, è assolutamente così. E se tu potessi, facciamo finta, no? Ipotizziamo che tu potessi condurre un programma televisivo dove in qualche modo dai delle linee guida per conoscere, gestire diciamo così, interagire con l'omofobia, ok? Che cosa diresti? Perché io penso che tu possa dire delle cose che possano essere utili a tutti, non solo a chi ha qualche problema rispetto a una certa categoria di persone, ma anche rispetto a chi si trova attraverso i media a trattare certi argomenti e anche a chi, diciamo così, sente delle caratteristiche un po' particolari e non ha il coraggio di ammetterle né a se stesse né agli altri. C'è un modo, Vladimir, per, diciamo così, approcciare questo incredibile mondo nel modo corretto? Uno stato d'animo, un pensiero, una modalità, delle associazioni, cioè come si fa? Allora, sai cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe mettere a confronto, se fossi un'autrice televisiva, se fossi una conduttrice televisiva, mettere a confronto chi ha subito una violenza di tipo omofoba con la persona violenta che gli ha fatto del male. Perché si tratta di persone che non si conoscono. Cioè,
questi omofobi vanno a colpire magari due ragazzi solo perché vanno mano nella mano. Sì. È successo a Pescara. Un gruppo di ragazzi ha colpito dei ragazzi, a uno gli hanno veramente sfracellato la mandibola e li hanno mandato all'ospedale, quindi con dei danni permanenti. Mi piacerebbe che una persona che compie un atto di violenza nei confronti di uno che non ha mai conosciuto potesse finalmente conoscerlo, potesse capire il danno che ha fatto. Perché è vero che gli omofobi vanno puniti, ma io penso che gli omofobi vengono da situazioni, diciamo così, di grandi frustrazioni. Perché un ragazzo che esce di casa e vuole sfogare la sua rabbia nei confronti di uno solo perché è gay, sono persone che hanno dei problemi loro enormi, che non hanno mai trovato la soluzione alle loro frustrazioni e se la prendono con gli altri, trovano questa valvola di sfogo. Quindi mi piacerebbe mettere a confronto la vittima e, diciamo, l'artefice della violenza, per far capire il danno che si fa, per poter essere davvero di esempio a delle persone che magari ancora oggi possono pensare che possa essere un passatempo uscire e andare a picchiare la donna, la persona di colore, il gay, il disabile, la persona che considerano magari sfigata perché magari ha un fisico diverso. Ecco, mi piacerebbe indagare e approfondire meglio questo tema. Ma tu ti sei mai trovata a poter o dover parlare con una di queste persone? Cioè, ti è mai capitato di doverti confrontare con uno di queste persone, con una di queste persone? Sì, mi è capitato. Mm-hmm. C'era una persona che, diciamo così, mi ha usato della violenza e che, avendola, l'ho rincontrata dopo un po' di tempo, e questa persona mi ha poi confessato di avere in realtà dei desideri omosessuali che aveva represso, e quindi in qualche modo lui rosicava, perdonami se uso questo termine, rosicava quando vedeva gli altri che lo dicevano e che erano felici, perché era come se lui, che reprimeva tutto, gli si metteva di fronte uno specchio in cui si diceva: guarda, tu saresti potuto essere così libero, felice, tranquillo, e non lo sei. E quindi queste persone, per dimenticare, è come se volessero dare un pugno a questo specchio, che in realtà lo infrangono in tanti pezzi, che moltiplicano ancora di più questa immagine e moltiplicano ancora di più l'odio. Quindi ho conosciuto un omofobo che era un tipico esempio di un omosessuale represso. Represso. Abbiamo un minuto e mezzo, Vladimir, e invece a genitori di ragazzi particolari, di ragazzi, perché no, straordinari come te, che cosa ti senti di dire? Di non smettere mai di essere genitori. Il genitore vero è quello che si dimostra tale quando tuo figlio e tua figlia ti chiedi aiuto e tu dimostri di essere sempre il genitore che li ha messi al mondo per proteggerli dall'odio. Troppo spesso, Vladimir, le persone, soprattutto se non più giovanissime, hanno veramente problemi grossi con i giudizi e i pregiudizi del prossimo, e quindi talvolta sopprimono i loro sentimenti e magari anche le loro capacità genitoriali, perché non sono in grado di gestire i giudizi e i pregiudizi del prossimo, ai noi. Sì, certo. Il problema spesso è l'anaffettività, vero? È così. Allora, Vladimir, grazie. Io, insomma, vorrei ancora parlare con te di omofobia, ma di parlarne in questo momento, cioè questa volta da un punto di vista proprio delle leggi e di tutto quello che si è fatto, si fa e si potrebbe fare. Quindi ti invito a stare con noi ancora una volta. Grazie di cuore. A te.